Il Brasile è un paese che trabocca di mistero, colori e vitalità. Che siate appassionati di architettura, amanti della natura, buone forchette o festaioli nati, il Brasile è la destinazione perfetta per voi. Esistono migliaia di motivi per amare questo paese sudamericano tanto variegato, ma in questo video ci siamo limitati a citarne 15 che vi lasceranno a bocca aperta. Amazing! Woohoo! Numero 15. Largo do Boticário. Quest'area storica sorge nel quartiere di Cosme Velho e risale al 1800. La piazza del farmacista vi farà sentire come se aveste appena messo piede fuori da una macchina del tempo. Qui potete ammirare numerose abitazioni neocoloniali che esistono ancora in armonia con la natura, quasi come se non fossero mai state contaminate dalla modernità. Il nome della zona deriva da un farmacista di grande successo chiamato Joaquim Luiz de Silva Souto, che viveva qui intorno al 1850. In seguito, l'imprenditore Edmundo Bittencourt acquistò la sua proprietà e le costruì intorno le villette neocoloniali. Altri residenti nel quartiere seguirono il suo esempio, realizzando un ambiente circoscritto che ancora oggi, sebbene sia quasi totalmente abbandonato, mantiene la sua atmosfera magica e maestosa. Numero 14. Il Cerrado. In questo periodo sentiamo spesso parlare di incendi boschivi che scoppiano nei posti meno probabili e distruggono la flora e la fauna locali. Nonostante la devastazione, questi incendi hanno permesso agli scienziati di fare delle scoperte rivoluzionarie. Una di queste si colloca nella savana brasiliana, il cosiddetto Cerrado. Questa savana differisce dagli ambienti naturali simili in Africa e Australia e ospita delle specie animali e vegetali che non esistono in nessun'altra zona del mondo. Una delle più interessanti è una specie di carice chiamata Bulbostilis paradoxa, soprannominata dai brasiliani Cabelo de Indio, che significa letteralmente capello dei nativi americani. La sua particolarità risiede nella capacità di fiorire subito dopo un incendio boschivo. Proprio così, dopo essere stata spazzata via, questa pianta perenne è in grado di tornare a splendere nel giro di pochissimo tempo, alla faccia della resilienza. Numero 13. Museo de Amanha. Questo edificio dall'aspetto futuristico è il Museo del Domani, un museo di scienze che si trova nella città di Rio de Janeiro dal 2015. I visitatori possono camminare tra le stanze intrise di passato, ammirare il presente e visualizzare le possibilità che ci presenta il futuro. Le installazioni sono interattive e includono giochi virtuali e tecnologie audiovisive per un'inclusione massima. Questo museo garantisce il divertimento di tutta la famiglia. La struttura è abbastanza grande per ospitare anche delle esibizioni temporanee, un museo ordinario, un bar dove assaggiare il tipico caffè forte brasiliano e un negozio ricco di souvenir. Numero 12. Alleanza tra delfini e pescatori. A Laguna, i delfini tursiopi e i pescatori hanno sviluppato un'intesa vincente che testimonia la definizione corretta di lavoro di squadra. Entrambi sono golosi di cefali, pesci ossei molto gustosi che sguazzano nelle acque costiere. I delfini hanno facilitato molto il lavoro dei pescatori perché, inseguendo i pesci durante la caccia, li spingono verso la riva, dove vengono accolti dalle reti degli umani. Quando arriva il momento perfetto per tirare a bordo le reti, i delfini sferrano un colpo di coda contro l'acqua per avvisare i pescatori. Spaventati, i banchi di pesci perdono la formazione e finiscono dritti nelle pance dei delfini, che si nutrono dei cefali sfuggiti ai pescatori. Con questa curiosa alleanza sono tutti soddisfatti, tutti tranne i cefali, ovviamente. Numero 11. Bufali poliziotti. Nello stato di Pará c'è un'ampia isola che sorge sul delta di un fiume, chiamata Marajó. Qui potrete ammirare qualcosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo, degli agenti di polizia che cavalcano dei bufali d'acqua asiatici. A quanto pare questi grossi animali sono in grado di rincorrere e raggiungere i criminali che cercano di fuggire nei fiumi e nelle paludi. Sono più efficienti delle auto e persino delle moto. Ma come hanno fatto a raggiungere il Brasile dall'Asia? Come la maggior parte degli eventi di grande successo sul nostro pianeta, per puro caso, o meglio, a causa di un terribile naufragio. I bufali si sono riprodotti velocemente nella città fluviale e hanno stabilito un rapporto mansueto coi cittadini, ma solo quelli onesti. Numero 10. Candomblé.
Se siete appassionati di cultura e religione, le pratiche del Candomblé cattureranno sicuramente il vostro interesse. La Candomblé è una religione che si è sviluppata in Brasile intorno al 1800. È un misto tra il cattolicesimo e le religioni dell'Africa occidentale. I fedeli nutrono un grande rispetto per gli dei africani, chiamati Orishas, e per i santi della Chiesa Cattolica. I rituali sono molto diversi da quelli occidentali e comprendono l'uso di tamburi, del canto e della danza per favorire la discesa di una divinità affinché prenda possesso di un seguace. I credenti, infatti, ritengono che un membro posseduto da un Orisha possa comunicare con gli dei e guidare i fedeli nel loro cammino. La religione adopera anche la divinazione, dei rituali curanti, amuleti e incantesimi. Numero 9. Capoeira. Dopo la natura, la cultura e la religione, non potevano mancare le arti marziali. La capoeira è un'arte marziale che ha avuto origine proprio in Brasile, ma che si è rapidamente diffusa al resto del mondo. Incorpora mosse di danza, acrobazie e persino musica. Anche questo aspetto creativo dello sport è stato introdotto dalle popolazioni africane schiavizzate dai colonizzatori europei in Sud America. Ai tempi della schiavitù, infatti, era una parte importante dell'espressione personale e divenne un simbolo del desiderio fisico e mentale di libertà dalle catene. Gli europei quindi ne vietarono la pratica, ma gli africani continuarono ad allenarsi in segreto camuffando le loro tecniche marziali in un tipo di ballo popolare. Numero 8. Feijoada. Passeggiando tra le strade variopinte del paese, lasciandovi impressionare dai suoni e le immagini brillanti che si stagliano davanti ai vostri occhi, potreste sentire lo stomaco che brontola. Se siete fortunati, un cittadino locale vi indicherà il ristorante perfetto per placare i morsi della fame e assaggiare la tipica feijoada, una zuppa ricca a base di fagioli, manzo e maiale. Di solito viene preparata in una pentola di argilla molto spessa e servita con riso e salsicce. Ciascuna regione del Brasile segue una ricetta particolare che varia leggermente, ma a prescindere dagli ingredienti specifici, tutte le famiglie locali servono regolarmente questo piatto nelle occasioni sociali, come le partite di calcio o le ricorrenze familiari. Numero 7. Cachaca. Se la descrizione del cibo vi ha fatto venire fame, aspettate di conoscere le bevande con cui potete dissetarvi in Brasile. La cachaca è una bibita zuccherata che sfrutta un ingrediente omonimo, ovvero succo di canna da zucchero fermentato e distillato. Questa bevanda popolare è usata come base per molte ricette tropicali. La sua origine risale al XVI secolo, ai tempi d'oro del commercio di canne da zucchero. In origine i portoghesi producevano gran parte del loro zucchero a Madeira, che affaccia sull'Oceano Atlantico settentrionale. Ma poi si sono trasferiti in Brasile e hanno dato origine a questa bevanda zuccherina. In un anno ne vengono consumati circa 1,5 miliardi di litri. Numero 6. Iguazú. La cascata dell'Iguazú si trova nello stato di Paraná. È alta circa 82 metri e si compone di 275 salti e piccole isolette. L'elemento che la rende interessante per i turisti è senza dubbio la leggenda dietro la sua nascita. Si racconta infatti che un dio avesse deciso di sposare una fanciulla bellissima chiamata Naipi, la quale tuttavia era già innamorata di un altro uomo. Per sfuggire alla divinità, la donna e il suo amato salirono su una canoa per attraversare il fiume, ma il dio si arrabbiò così tanto da spaccare il corso d'acqua a metà, creando la cascata e causando la morte dei due innamorati. Un modo molto creativo per reagire ad un rifiuto, non credete? Numero 5. L'anacardo più grande del mondo. Il Brasile è la patria dell'anacardo più grande del mondo, che può essere ammirato dai visitatori nella regione di Piranji do Norte. L'albero si estende per quasi 2 acri e ha una circonferenza di 487 metri. Secondo gli esperti, il motivo delle sue dimensioni notevoli risiede in una crescita in orizzontale piuttosto che in verticale. Essendo troppo pesanti, i rami si piegano verso il basso, toccano terra e danno vita a nuove radici, che fanno aumentare il numero di alberi nella foresta. Molti sostengono che l'anacardo sia stato piantato nel 1888, ma altri ritengono che sia anche più vecchio. Numero 4. Kilimanjaro. Un'altra cosa che potete trovare soltanto in Brasile è il Kilimanjaro. Non fatevi ingannare dal nome, non stiamo parlando del vulcano in Tanzania, ma dello scivolo acquatico più alto del mondo. È stato inaugurato nel 2002 ed è alto ben 50 metri, più della Statua della Libertà.
si trova nel parco acquatico Aldeia das Águas, nella regione di Rodovia. Purtroppo non si può raggiungere la cima con una scala mobile. Quindi i coraggiosi dovranno sobbarcarsi 234 gradini prima di lanciarsi nel vuoto sullo scivolo alla velocità media di 90 km orari. Se la caduta non vi terrorizza, nessuno vi impedisce di risalire e lanciarvi un'altra volta. Numero 3. Carnevale. Molti paesi festeggiano il carnevale, ma nessuno può raggiungere il livello delle celebrazioni in Brasile. Essendo una nazione di fede prevalentemente cattolica, il festival viene organizzato nei mesi che precedono il periodo di Quaresima e dura ben 5 giorni. È un'occasione carica di gioia che si contraddistingue per i costumi variopinti, le danze scatenate e l'allegria travolgente. La parata della samba è un elemento cruciale dei festeggiamenti, che terminano nel Sambadrom, uno stadio speciale costruito appositamente per le celebrazioni del Carnevale di Rio. Le folle si precipitano nello stadio per ammirare i costumi e le coreografie inventate dalle scuole di samba di tutto il paese, in uno spettacolo eccitante e variegato. Numero 2. Pelourinho. Date un'occhiata al quartiere storico ristrutturato di una vecchia capitale del paese, Salvador de Bahia, che è stata edificata quando il Brasile era ancora una colonia portoghese. Gli europei investirono somme ingenti sugli edifici religiosi della zona, motivo per cui le chiese e i monasteri più belli del paese sorgono proprio qui. Questo è il convento dedicato a San Francesco, costruito nel XVIII secolo e abitato dai frati. Racchiude ciò che resta della storia portoghese in Brasile, incluse le incisioni d'oro e le mattonelle preziose. Numero 1. Anaconda. Vi abbiamo detto che il Brasile ospita molte creature uniche e interessanti, che vivono soprattutto nelle foreste pluviali che si estendono nel paese, ma a volte si presentano in città per socializzare con gli umani. Questa anaconda gigante, per esempio, si è svegliato e ha deciso di disturbare il traffico cittadino con la sua presenza strisciante. Il serpente, 4 metri per 30 kg di peso, è stato ammirato dai motociclisti che hanno formato un cordone di sicurezza per permettergli di attraversare la strada senza essere investito dalle auto. Anche questo è un evento che può verificarsi soltanto in Brasile. Ma per una volta non siamo dispiaciuti. Vi piacerebbe visitare il Brasile? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste.